L'epilessia è una malattia frequente, si stima che fino all'1% della popolazione ne soffra. Anche i bambini ne sono coinvolti e, stanti le caratteristiche della patologia, che si può manifestare in maniera imprevedibile nel corso della giornata, si pensa che al di fuori dell'ambiente domestico possano verificarsi non infrequentemente crisi epilettiche. E uno degli ambienti che più frequentemente possono essere coinvolti è proprio la scuola, che è, diciamo, un luogo in cui il soggetto in età evolutiva trascorre parte della sua giornata. A fronte di buone informazioni che la classe medica dispone per la gestione delle crisi epilettiche, osserviamo che nella realtà il fenomeno non è gestito in maniera corretta qualora il bambino abbia una crisi epilettica mentre si trova nell'ambiente scolastico. E questo perché esiste una difficoltà, un difetto di comunicazione nella informazione che dovrebbe essere trasmessa alle persone che casualmente dovessero trovarsi a gestire una crisi epilettica. Di per sé le crisi epilettiche, che sono di diverso tipo, non sono particolarmente lunghe, per cui è facile che nel momento in cui le si identifichi il fenomeno si stia esaurendo spontaneamente. Esistono però non infrequentemente delle crisi che perdurano per alcuni minuti e queste crisi possono dare adito a delle situazioni pericolose per il cervello del bambino. Queste crisi devono essere messe sotto controllo. Per cui l'insegnante, che è la figura professionale che può essere a contatto con questi fenomeni nel momento in cui si manifestano, non è in grado di gestirli in maniera corretta. E questo perché? Perché innanzitutto non ha le informazioni adeguate per la gestione delle crisi e la mancanza di informazione deriva dal fatto che spesso la malattia non è segnalata dalla famiglia al corpo insegnante. E se lo è, comunque non vengono impartite quelle istruzioni che dovrebbero portare l'insegnante ad un corretto comportamento. Detto questo, se anche troviamo un insegnante che, conoscendo la problematica, si offre volontariamente nel gestire una crisi, questo insegnante non è debitamente tutelato, e corre il rischio, laddove magari il suo intervento si riveli scorretto, di essere, diciamo, incorrere nei rigori della legge. Come dobbiamo fare per risolvere questo problema? Essendo che la gestione di una crisi è un po' l'atto finale di una serie di fenomeni che devono essere gestiti nella maniera più corretta, si deve partire da una buona conoscenza che lo specialista che ha in carico il bambino deve impartire alla famiglia. Questo perché? Perché le crisi possono manifestarsi anche frequentemente nel contesto familiare. Però l'insegnante deve fornire una risposta scritta ai quesiti che la famiglia pone e a eventuali problematiche che si pongono nell'ambiente scolastico, rilasciando una documentazione precisa che specifichi come ci si deve comportare in presenza di una crisi, in particolare di una crisi prolungata. La famiglia ha anche dei doveri, che sono quelli di comunicare l'esistenza della malattia al corpo insegnante, portando questa documentazione che il preside e un insegnante che eventualmente si presti volontariamente a gestire il fenomeno possa recepire, per poter avere un comportamento adeguato. Poiché però gli insegnanti non possono sapere come comportarsi non essendo degli addetti ai lavori, è importante che la scuola si attivi per educarli, diciamo, in modo tale da poterli rendere
edotti di quelli che possono essere i rischi connessi con il loro intervento e così da farli intervenire in maniera appropriata. Di tutti gli attori che dovrebbero essere coinvolti nella gestione di queste problematiche, dobbiamo ricordare anche le associazioni scientifiche e le associazioni di pazienti, che dovrebbero a loro volta attivarsi per promuovere dei programmi di educazione per il pubblico e in particolare per il corpo insegnante. E poi è importante che gli specialisti che hanno in cura i bambini si attivino per dare la giusta comunicazione alle famiglie, che deve essere anche espressa in termini scritti, così che le famiglie a loro volta possano attivarsi nei confronti del corpo insegnante. E è assolutamente importante che si eviti questo timore che si ha per la malattia e della comunicazione della malattia che le famiglie possono avere, perché questo non fa bene ai loro bambini e assolutamente rappresenta un pericolo nel momento in cui un fenomeno potenzialmente pericoloso si manifesta e le persone che potrebbero gestirlo nel modo migliore non sono educate a farlo bene. Le persone, i medici che si occupano della gestione dei pazienti con epilessia non sono solo gli specialisti, ma possono anche essere i pediatri di base. E è legittimo che questi medici non abbiano la competenza per stabilire loro come ci si debba comportare nella gestione di una crisi. Però alcune manovre, diciamo, elementari possono benissimo essere suggerite dal pediatra di base, tra queste ovviamente la gestione di una crisi convulsiva, che è l'evento forse più problematico nell'ambito delle crisi epilettiche e che consiste nel evitare che il bambino all'atto della crisi possa farsi male, quindi l'allontanamento di oggetti contundenti, il posizionamento del corpo in laterale in modo che laddove vi sia emissione di saliva o di sangue, diciamo, questo non vada a invadere le vie aeree e in ogni caso, diciamo, la verifica che non vi siano ostruzioni delle vie aeree perché il bambino stesse mangiando, avendo però cura che non si introducano oggetti contundenti nella bocca per il pericolo di un danno a carico dei denti e un danno anche personale, visto la potenza che i muscoli masticatori hanno e che potrebbero produrre a loro volta danno in chi interviene. Io credo però che il pediatra di base debba soprattutto favorire il fatto che l'epilessia non è una malattia da nascondere, di cui si deve avere paura, ma è una malattia come tante altre che avviene peraltro in molti soggetti assolutamente normali, che in molti soggetti ha la tendenza a regredire spontaneamente dopo un certo numero di anni e che come tale può benissimo essere gestita, vissuta da chi sta intorno al bambino, compresi i compagni di scuola e gli insegnanti.